Ciao a tutti, buona domenica, benvenuti qui nel canale di Note di Profumo per un nuovo video. Video oggi dedicato ai profumi per questa primavera, primavera ormai alle porte perché mancano pochi giorni al 21 di marzo. E inizio subito con un profumo novità, un profumo low cost che sta per uscire adesso nel prossimo catalogo di Avon e si tratta di Today, Tomorrow, Always, Everlasting. Così si presenta il profumo per quanto riguarda il packaging, la scatola. E questo profumo è un flanker dei Today Tomorrow che davvero ne sono usciti molti in questi anni. È un profumo questo che trovo abbia caratteristiche anche di profumo gourmand perché c'è il latte di mandorla, ci sono note di mandorla nella piramide olfattiva della fragranza. Abbiamo fiore di mandorla, neroli e muschio. Queste sono le tre note olfattive che vengono date di questo profumo, che tra l'altro ha un colore piuttosto bello del juice. Mi piace molto questo rosa acceso che vira verso il ciclamino, molto carino questo flacone. E il nome Everlasting forse l'ho trovato un po' esagerato perché dovrebbe far pensare, e da come lo descrive Avon, ad un profumo che sulla pelle dura proprio tutto il giorno con una proiezione, una scia importante, ma questo non si è verificato sulla mia pelle. È sì un profumo che dura, addirittura su di me ha una durata moderata, tutto fuorché Everlasting si fa sentire, ma queste caratteristiche di persistenza estrema e di proiezione estrema sulla mia pelle non le ha. Vi posso dire però che l'ho fatto testare da mia sorella, su di lei dura di più. Infatti me l'ha fatto sentire e dopo 5-6 ore effettivamente si sentiva ancora sul polso, ma io non avvertivo scia potente e tutte queste caratteristiche che sono state descritte da Avon. Detto questo, si tratta di un profumo della categoria low cost davvero piacevole, un profumo dolce per chi ama i profumi dolci e in apertura ha anche delle note che sono agrumate, probabilmente vengono dalla nota del neroli, fiore d'arancio. Il neroli porta con sé anche delle sfumature che vanno verso l'agrumato, ovviamente, verso note non solo floreali. Probabilmente la piramide olfattiva è più complessa di questa fragranza perché io lo sento dolce, come se avesse anche questa nota mandorlata, oltre alla nota del fiore del mandorlo. Ed è un profumo carino, un profumo da prendere in considerazione, da provare. Secondo me è davvero interessante anche per essere utilizzato per fare dei layering con altre fragranze. E insomma, sì, per l'acquisto ne vale la pena. Hanno creato forse delle aspettative un po' esagerate per quanto riguarda le prestazioni, ma il profumo mi piace. È una bella fragranza questo profumo di Avon. E adesso passiamo a un altro profumo che gira parecchio nella mia borsetta in questo periodo, anche perché è comodo da lasciare in borsa perché occupa poco spazio, ed è un profumo di Lancôme, Idol. Idol a me piace. Ma mi piace soprattutto questa versione, che è la versione intensa, che rispetto all'originale, che sa prevalentemente di rosa, questo ha anche delle note legnose, cremose, che potrebbero rendere questa fragranza più interessante per chi non ama i profumi che sappiano solo di rosa, perché il capostipite sa un po' solo di rosa.
Qui la rosa non manca e al suo interno ci sono delle rose pregiate, la rosa turca, la rosa di Grasse, ma a renderlo accattivante, secondo me, sono le note legnose, come quella del sandalo, come quella del cashmere, come quella del cedro, e che fanno sì che questa sia comunque una rosa particolarmente cremosa. L'idea di chi ha creato Idol è stata quella proprio di creare un profumo che ha lo spessore di un cellulare, quindi facile da portare in borsetta. Bisogna stare un po' attenti che non cada dove lo si appoggia, se lo si appoggia su un mobile, ma devo dire che effettivamente si riesce a infilare ovunque. Questo che vedete è un 30 ml e ne basta anche poco perché ha veramente delle buone prestazioni. Oltre alle note legnose, abbiamo nel fondo anche note di patchouli, note di vaniglia, e quindi lo trovo adatto alle temperature che ci sono dalle mie parti in questo periodo, dove la mattina fa ancora freschetto, non è ancora tanto caldo e porta con sé questo profumo, la parte calda e avvolgente, ma ci trasporta nella primavera grazie a questi suoi sentori floreali della rosa. E un profumo che è veramente primavera dentro ad un flacone è un profumo di HK e si tratta di Calicanthus nella sua versione Eau de Parfum. Questo profumo sa proprio di Calicanto, i primi fiori della primavera che ci inebriano quando passiamo vicino a una siepe di Calicanthus. Si sente davvero tanto, mi piace moltissimo il Calicanto. Questa è una versione da 50 ml, è buonissimo, ha un'ottima persistenza e trovo che veramente sia super primaverile. Poi sulla scatola viene data la piramide olfattiva del profumo, che è molto più complessa. Abbiamo bergamotto, linfa vegetale e neroli come note di testa. Nel cuore abbiamo il gelsomino, il calicanto, il ciclamino e la peonia. Nel fondo abbiamo pesca, miele di fiori d'arancio, musk. Allora, secondo me è un profumo abbastanza mononota, nonostante tutte queste note che vengono date nella piramide olfattiva. Veramente, a me ricorda tantissimo l'odore di questo fiore. Se cercate ad esempio il sentore del ciclamino, anche se c'è dentro nella piramide olfattiva, potrebbe essere un po' fuorviante. È un profumo che proprio mi fa sentire primavera, mi mette allegria e allo stesso tempo trovo che sia una fragranza fresca, spensierata, gioviale e frizzante. E invece un profumo super delicato, un profumo che trovo indicato per chi ama fragranze nel genere, per esempio di Narciso Rodriguez, è proprio il profumo di Merchant of Venice, Suave Petals. Beh, innanzitutto tutti i profumi di questa serie di The Merchant of Venice sono qualcosa di spettacolare per come si presentano. Queste fragranze fanno parte della Murano Collection e Suave Petals è un profumo basato sulle note della pesca nettarina, del fiore della pesca nettarina. Ha un'apertura fruttata, tra cui abbiamo anche la nota dell'ananas, e il cuore è un cuore con note floreali, tra cui la radice dell'iris. È la radice dell'iris fiorentino, conosciuta anche col nome di Orris. Abbiamo la rosa bianca, il fiore d'arancio e la tuberosa. Ecco, qui la tuberosa non è una nota che io sento molto presente. Generalmente, quando è presente nel cuore dei profumi, tende a sovrastare tutte le altre note floreali, ma in questo caso è proprio questa nota di fiore
di pesco che si sente in questo profumo. Quindi, se cercate una fragranza che ricordi l'odore dei peschi fioriti, questo profumo potrebbe piacervi davvero moltissimo. Il fondo è un fondo vanigliato, ambrato, con note di sandalo e anche vaniglia. Trovo che il flacone sia veramente stupendo e anche come idea regalo è magnifica, perché è veramente confezionato in maniera molto attenta, c'è un'attenzione davvero per tutti i particolari di questa fragranza. Davvero stupendo. Ecco, qui se andiamo a cercare grande persistenza, grande scia, non siamo su quel genere di profumi perché è una fragranza che su di me dura, ha una durata moderata, rimane piuttosto intima, è un profumo che mi dà sensazioni di tenerezza, di pulito anche, perché è un profumo che dà quella sensazione di fragranza, che ti fa sentire in ordine, una sensazione di pulito, è quella che questa fragranza trasmette, che può essere utilizzato tranquillamente in qualsiasi contesto, soprattutto in luoghi chiusi, a contatto con molte persone, e direi che è adatto a chi ama il genere di fragranze un po' muschiate, alla muschiate floreali, alla Narciso Rodriguez. E profumo che anche questo è davvero primavera in bottiglia. La parte fruttata del profumo, comunque, secondo me è in secondo piano, anche se è stato definito anche come un profumo fruttato, rispetto a questo sentore più floreale che sulla mia pelle tende a predominare. E per chiudere in bellezza, vi parlo di un altro profumo di nicchia. Si tratta di un profumo di Giardini di Toscana, uscito lo scorso anno nel 2023, ed è Bora Borea. I profumi di Giardini di Toscana sono davvero interessanti. Questo è il flacone ed è buonissimo. È un profumo con note di tiare, è un profumo con note lattoniche, grazie alla nota del giasmo lattone al suo interno. Abbiamo anche note di Ylang Ylang, gelsomino, albicocca, quindi fruttate, ma soprattutto nel cuore abbiamo il latte di cocco, che potrebbe far pensare a un profumo con sentori molto estivi, ma per la sua complessità, per la sua anche persistenza, perché è un profumo molto persistente, e densità, lo trovo forse più adatto alla stagione primaverile che all'estate. Abbiamo note di muschio bianco, poi il fondo è dominato da note di vaniglia, caramello e ambra, quindi abbiamo note dolci, lattoniche al suo interno che magari con il gran caldo, poiché queste note si sentono, emergono poi nell'evoluzione della fragranza, potrebbero risultare su alcune pelli un po' pesanti. Quindi secondo me questo della primavera, pur avendo questo profumo note che ricordano l'estate, il cocco, la spiaggia, il mare, è forse più adatto per la primavera. Buonissimo profumo, interessantissimo, non per niente scontato, e immaginatevelo nelle giornate di sole in primavera, quando si comincia ad amare le passeggiate all'aperto, magari proprio in riva al mare. Bora Bora di Giardini di Toscana, meraviglia di profumo che vi consiglio di annusare, perché è davvero fantastico, mi ha stregata questa fragranza e credo che la indosserò davvero molto e con soddisfazione nella primavera di quest'anno. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video profumoso dedicato
alla mia scelta di profumi per questa primavera 2024. E vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo a presto qui sempre nel canale di Note di Profumo. Ciao!